Sono giornate particolari dove i pesci sono molto diffidenti, quindi un innesco ben presentato, soprattutto vitale, può fare la differenza. Ecco che parlando di feeder fishing, walker fishing, specialist, entra in gioco la multi maggot. La multi maggot la si usa principalmente per due motivi. Il primo, per non far sentire l'amo durante la fase di assaggio dell'esca da parte del pesce. Il secondo, perché ci garantisce un innesco, parlando di bigattini, molto più vitale. L'innesco sull'amo, anche se fatto su ami di piccole dimensioni, comunque va ad inficiare un po' sulla vitalità dell'innesco. Ma questo non accade innescando i bigattini sulla multi maggot. La multi maggot può essere impiegata anche per innescare altre esche, magari dalla consistenza tenera, per garantire al pescatore di lanciarle senza nessun problema anche a lunga distanza. Vediamo come assemblare questa tipologia di multi maggot. All'interno della confezione troviamo questa asta in materiale metallico dotata di un piccolo uncino a una estremità, la multi maggot e due elastici siliconici di lunghezze differenti, poi spiegheremo il perché. Andiamo ad inserire all'interno del foro l'asta in metallo, la percorriamo fino ad incastrare il gommino nell'uncino. Una volta assicurato il gommino all'uncino, entriamo in questo foro e grazie questa asticella in metallo andiamo ad incastrare perfettamente l'elastico nella multi maggot.